È finita la colla? Da oggi non è più un problema. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video di quelli che vi piacciono tanto. Faremo insieme la cosa più utile nel mondo della creatività, la colla homemade. La colla fatta in casa, che non per questo è una colla meno tenace e meno potente di quelle che troverete in commercio. Come capacità di incollaggio possiamo assimilarla alla colla vinilica, è una colla molto tenace, ve la svilupperò in due varianti, una assolutamente bio, eco-friendly ed edibile, l'altra con qualche accortezza per farla durare di più, ma non vi preoccupate perché anche nella prima variante vi dirò come conservarla a lungo. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la finta vinilica come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra simil colla vinilica fatta in casa. Ho colla all'amido di mais. Ci occorreranno 50 g di amido di mais. Lo trovate in tutti i supermercati nel reparto per la preparazione dei dolciumi. C'è 250 ml di acqua. 150 ml le useremo subito, 100 ml le useremo alla fine della nostra ricetta. Vedremo poi come. Potete usare l'acqua normale da rubinetto, ma vi consiglio per una maggiore durata della vostra colla di usare l'acqua demineralizzata, quella che si usa per stirare. 14 ml di aceto di vino bianco, mi raccomando che sia bianco. Questi sono gli ingredienti fondamentali e con questi viene una colla super naturale da poter usare tranquillamente con i bambini. Per fare durare maggiormente la vostra colla vi consiglio di aggiungere un conservante. Io ho la Nipagina, lo trovate in tutti i negozi di belle arti e di restauro. Ne basta veramente una cosa infinitesimale, quindi una punta di cucchiaino, perché questa si diluisce in 2,5 grammi per un litro d'acqua. Quindi capite bene che ne basta veramente una micro punta. La aggiungerò a fine cottura. E se volete far sì che l'amido, che è passibile ad attacco di insettini che si nutrono appunto di amidi, come appunto succede a tutte le nostre farine in primavera, dovete utilizzare un deterrente per gli insetti. Se lo volete naturale, utilizzate un cucchiaino di olio di canfora. Se invece, come me, volete che la vostra colla sia assolutamente inattaccabile dagli insetti, e allora io utilizzo, ma perché ce l'ho in quanto il mio lavoro è in quanto lo uso per lavoro, usare un antitarlo con permetrina. Allora, io non vi consiglio di usarlo se dovete utilizzare questa colla con i bambini. Se invece dovete utilizzarla per cose vostre, perché questa è una colla tenacissima e non è una colla stupida, e allora utilizzate la permetrina. Ce ne servirà appena un cucchiaino. Gli utensili che ci serviranno saranno un barattolo, io ne ho qui uno di uno yogurt, e un'etichetta da porre con la scritta colla vinilica homemade e la data di fabbricazione della colla, un pentolino, un bilancino e una frusta. Voi sicuramente avrete questa, ma per le preparazioni a base di farina e di amido vi consiglio sempre questa, perché questa mescola dal basso e impedisce che le polveri si attacchino al fondo del pentolino. Quando dovete scegliere una frusta da comprare, questa è per montare, questa è per miscelare e per evitare che si attacchino le cose sul fondo. Noi utilizzeremo questa. Dei 250 ml di acqua ne prendo solo 150 e ci verso dentro l'aceto. Gli altri 100 li useremo dopo. Quindi, poco alla volta, uniamo e facciamo assorbire l'acqua all'amido. Vedete, io per adesso non sto assolutamente rimestando. Sto facendo semplicemente cadere l'acqua sull'amido e vedete come l'amido assorbe il liquido. Cominciamo a miscelare. Sentiremo l'amido essersi rappreso perché è stato totalmente bagnato
dall'acqua. Una caratteristica dell'amido è quella di pietrificarsi non appena viene bagnata dall'acqua, e questa è proprio la condizione necessaria affinché appunto la nostra colla abbia una buona resa. Ma basterà smottare un attimino con la frusta e tutto ritornerà estremamente cremoso e soprattutto senza neanche un grumetto. Saturare la polvere prima di miscelarla è il grande segreto per non fare venire i grumi. Adesso versiamo la rimanente acqua. Prendiamo il pentolino, versiamo tutta la soluzione, vedete non è rimasto neanche un granello di amido non disciolto, e spostiamoci su una fiamma bassa. Quindi cominciamo a mescolare fin quando il nostro composto non inizierà a rapprendersi. A un certo punto sentirete che improvvisamente la vostra colla si sta addensando. Bene, quando vedrete che ha un bel grado di densità, staccate il fuoco e rimestatela velocemente. La colla è pronta. Se la volete un po' più fluida, potete aggiungere dell'acqua demineralizzata. Se non avete l'acqua demineralizzata, niente paura, basterà bollire dell'acqua normale e poi, una volta raffreddata, usarla. La colla deve essere effettivamente così densa per esplicare tutto il suo potere incollante. A questo punto, se volete, unite il cucchiaio di canfora e mescolate. Potete mettere da un cucchiaino a un cucchiaio. Se la colla è così densa, un cucchiaio va benissimo. Se la colla è già liquida, un cucchiaino sarà già sufficiente. Io preparo le mie soluzioni. Prendo una puntina di nipagina e la metto in un bicchiere. Unisco una punta di acqua demineralizzata e mescolo. Se non usate un'ipagina, un'altra soluzione è quella di mettere la vostra colla all'interno del contenitore per i cubetti di ghiaccio e surgelarla e usarne quel po' che vi occorre all'occorrenza, scongelandola di volta in volta. Una volta fatta di sciogliere tutta la nipagina, la tengo qui da parte, non la metto nel pentolino, specialmente se in quel pentolino noi ci cuciniamo. Quindi cosa facciamo? Adesso versiamo i 100 ml di acqua che avevamo messo da parte dai 250 complessivi. Io ne avevo aggiunta 150, adesso a freddo, vedete, introduco l'altra parte, la metto a freddo e non mentre l'amido prende tutta la colla, perché se no diventerebbe tutta dura, dovrei mettere molta più acqua, mentre così facendo posso diluire la mia colla, sempre usando l'acqua demineralizzata o bollita e raffreddata, in maniera più semplice e decidere il grado di liquidità. Sì, lo so che in giro sul web ci sono ricette molto più sbrigative, però questa è la ricetta originale, quella che funziona sempre e per sempre. Quando la consistenza e il colore sono proprio quelli della nostra amatissima colla vinilica, è giunto il momento di versarla nel vasetto. Ancora è un preparato totalmente edibile e quindi, se la usate con i bambini, un bel cucchiaio di olio di canfora e fermatevi a questo passaggio. Adesso, con l'aiuto di una stecchetta, di un bastoncino, io proprio ne ho uno dei gelati di quest'estate che conservo sempre, unisco il conservante, la nipagina,
e mescolo ben bene. Non uso più gli utensili da cucina perché adesso, introducendo roba chimica, metto semplicemente utensili usa e getta. Ok, è il momento dell'antitarlo. Se lavorate con i bambini, evitatelo. Ne metto la quantità di un cucchiaino. Questo è molto tossico, però farei in modo che la nostra colla non venga attaccata da nessun genere di parassita. È pronta! Guardate che meraviglia la consistenza! È uguale, molto simile alla colla vinilica. Questa vi durerà a lungo, potete tenerla tranquillamente come una normalissima colla vinilica, meglio se la conservate in un luogo buio, asciutto. Se invece la fate senza conservante e senza antitarlo, naturalmente ponetela in frigorifero e per conservarla a lungo vi consiglio addirittura di surgelarla in piccole porzioni. Ditemi se non è una meraviglia. E allora, adesso non ci rimane che applicare la nostra etichetta. Se mettete l'antitarlo, scrivetelo con antitarlo e ponetela fuori dalla portata dei bambini. Se invece la fate semplicemente con i tre ingredienti base, acqua demineralizzata, amido e aceto, potete anche lasciarla in giro, perché anche se ci mettono un dito e poi lo mettono in bocca, non ci fa assolutamente nulla. Bene, questa è la consistenza che dovete cercare. Guardate che bella la nostra colla. E adesso andate ad incollare il mondo, potete sbizzarrirvi. Questa è per incollaggi anche forti, quindi anche legno e carta, anche in cartoncino, tutto quello che concerne la creatività ed il piccolo fai da te. E noi ci vediamo dopo le foto. Ciao, lascia un pollice in su. Visto che è facile, un po' di amido, un po' di acqua, un po' di olio di gomito e il gioco è fatto. Scegli tu se fare la variante con la permetrina, quindi con l'antitarlo, oppure se lasciarla così in purezza e surgelarla. Il surgelamento ti permette di porzionarla e scenderne piccole quantità alla volta. In questo modo potrai avere la tua colla a portata di mano ogni volta che vorrai e poterla usare in sicurezza con i bambini senza che abbia agenti chimici o velenosi al suo interno. Se invece ne vuoi fare un uso più professionale, perché questa è una colla meravigliosa per quanto concerne gli incollaggi delle carte e per quanto concerne gli incollaggi di piccole parti lignee, è veramente tenace e fantastica, quindi te la consiglio. Ti consiglio anche di mettere un po' di antitarlo al proprio interno e un po' di conservante. Questo te la renderà fruibile a lungo e quindi non accessibile ai tarletti che sarebbero ghiotti dell'amido di cui è composta. Bene, basta parlare. Se questo video vi è piaciuto, un pollice in su e una condivisione, mi raccomando. Se volete contribuire alla vita del canale, il tasto PayPal è a vostra disposizione per le vostre offerte, per far sì che il canale possa nutrirsi anche dei vostri contributi. Io tutto quello che mandate lo reinvesto sul canale, come voi già lo sapete. Se non potete o non volete, non vi preoccupate, i contenuti sono in chiaro per tutti lo stesso. Io vi aspetto sempre sugli altri miei canali, Due Cuori e Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele, e Ombretta, il mio canale di lifestyle. E in più vi aspetto tutti, mi raccomando, su Facebook e su Instagram, che sono i due centri propulsori di unione di tutti i miei social, da cui diramo le anteprime sui contenuti e soprattutto
possiamo colloquiare in maniera veloce e diretta. Mi raccomando, prima di andare via, clicca su mi piace. Io vi rimando al prossimo video e da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!